Io ero un ragazzino abbastanza piccolino, gracilino, quindi facilmente preso di mira, non sempre però. Meno male. Sì, avevo sviluppato però una mia forma di lotta personale. Già in questa foto alla comunione, eri un po' più piccolo qui. Sì, però vedi, come vedi non ero proprio allegro neanche No, qui, per no, ero preso niente. malissimo, sì. E non so perché, credo perché la giacca mi stava stretta, ma non sono sicuro. Comunque non era mio agio. Ad ogni modo, io avevo trovato la mia forma di lotta, diciamo, di affermazione personale rispetto alle classi di adolescenti e preadolescenti che sono in una fase ormonale in cui è tutto difficile. Io andavo bene a scuola, senza troppo studiare, e quella era la mia arma, perché non ero fisicamente prestante, non ero uno sportivo, quindi era più difficile. Quindi eri molto bravo a scuola. Ero abbastanza bravo, sì, ma ero anche. Non si può dire a quest'ora la parola che mi viene, ero cattivo, Eri ero cattivo. abbastanza scorretto, ero un po' Cosa bastardo. facevi? Io, Passoni, che era il mio cognome, cosa faceva? Se veniva spintonato sulle scale, aspettava con calma che quella persona venisse interrogata, spesso era una persona che non studiava, e suggeriva sbagliato. Al che poi l'insegnante diceva, per esempio, ah Balivo, di nuovo Balivo, ti rimetto un 4 perché non sai mai niente. Chi vuole rispondere a questa domanda? E nonostante questo, sono ancora vivo. Non è stupendo? Beh, ma è stupendo il tuo libro. Qui c'è, insomma, un'immagine molto forte perché c'è la Madonna Sì. e diventa forse la tua migliore amica proprio a quell'età. Ma allora, Perché diventi molto religioso, tant'è vero che fai una scelta forte, sì, ti vai in un convento, in un sì, convento, un monastero. monastero. Diciamo così, in adolescenza incontro, per fortuna, uno di quei preti di strada, quelli che si dedicano anima e corpo e spirito ai giovani. E quindi arriva questo sacerdote nuovo nel quartiere, gira per le strade a cercare di portare un po' di giovani che si trovano per strada, nei cortili, insomma, si usava così, un po' in parrocchia. Quindi finisco come tanti, un po' per curiosità, un po' perché ci si va insieme in gruppo. E cosa succede? Che si sta insieme, impari anche un modo di stare insieme un po' meno pericoloso magari, della strada, anche se poi non è che facessimo granché. Però così è. E poi però cominci a incontrare persone come questi sacerdoti, ma come tante altre, magari laici, persone con le famiglie, che però nella vita hanno deciso di dedicare il tempo libero, le Insomma, tu ferie, stai al con questa volontariato, persona. a qualcosa di superiore. Quindi comincio a interrogarmi sul fatto che sia possibile dedicare la vita a qualcosa di superiore che solo al divertirsi, in qualche modo. E da lì parte una mia ricerca personale, capito? Che mi affascina l'idea che esista qualcosa a cui ambire, aspirare, a cui dedicarsi, che non è Scusami. soddisfacimento dei propri bisogni Ma a che età quotidiani. è il primo incontro con Dio? Ma ti direi intorno ai 15-16 anni. Ma Com'era? guarda, è stato l'incontro con un'idea. Cioè, in uno di questi momenti, forse è un momento proprio di preghiera, ma di quelli fatti in parrocchia con le chitarre, presente, no? L'hai fatto tu? Sì, Ah, oh, bellissimo. Non esatto. mi Poi facevano cantare. non ti facevano cantare. Adesso ti interrogo se vuoi sulle canzoni della parrocchia. Comunque, un momento di chitarrata, un momento così di riflessione dopo una giornata insieme, è stato raccontato da questo sacerdote il fatto che esistesse questo Dio che ci ama per quello che siamo, senza bisogno che noi facciamo niente. Ed è una cosa strana perché per quanto i genitori ti amino per quello che sei, comunque si capisce che cosa desiderano di più Certo, che tu invece faccia. Dio no, non ti Dio giudica. ti ama per quello che sei. E questo concetto mi è sembrato una cosa stupenda. Ho detto, ma stai a vedere che c'è veramente la possibilità di essere amati totalmente per quello che si è. Beh, però a questo punto tu fai anche una scelta molto forte, perché a 19 anni tu scegli di lasciare tutto Sì. e dedicarti a Dio. Sì. Sì, E perché dove vai? vado in un monastero nel nord della Francia, in un posto molto freddo, molto isolato. Molto francescano, Beh, molto sì, povero, molto. molto radicale, diciamo. Non faccio esattamente una scelta comoda, ma a 19 anni si ha voglia di cose forti. E
E quindi io... Ma i tuoi genitori, figlio unico, cresciuto lì in provincia di Monza, tu vai, vado. Vai, segui Dio, che è una cosa bellissima, ma lo potevi fare anche a Monza. Lasci la tua fidanzata. Sì, avevo una fidanzatina, lascio tutto. E perché a 19 anni avevo il fuoco dentro, io volevo provare a capire se quella fosse la mia strada. Io sentivo di provare a dare tutto me stesso per qualcosa di grande. Com'era, capito? Stare lì in monastero? Era durissimo. Perché la vita monastica è una vita dura, c'è il silenzio, la preghiera, il digiuno, due volte a settimana. Due volte a settimana il digiuno? Sì, pane e acqua. Ci si sveglia di notte per pregare. Io poi facevo il sacrestano ai primi tempi, quindi mi svegliavo ancora prima della prima ora di preghiera. Nella notte, alle 4:30. Insomma, una vita durissima, io ero felicissimo, gli anni più belli della mia vita. Ma davvero? Ma sì, perché era lì che volevo essere e quella vita dura era la prova. Tua mamma, raccontami di tua mamma. Mia mamma, un amore di donna, ciao mamma. Era disperata. Tua mamma però. Mia mamma ha detto, cosa ha dovuto fare? Ha detto, vabbè, se vai comincerò ad andare a messa un po' più spesso. Ha detto, cercherò di inserirmi nel contesto. Ma non ti ha detto, resta a Monza, in un monastero a Monza? Ma no, mia mamma ha detto, va, se facevi il monsignore era meglio, ero più tranquilla che avevi da mangiare, diciamo. Però in realtà io volevo una vita un po' più radicale. E quindi sono partito salutandola, salutando lei e papà, dicendo, ragazzi, ci vediamo fra un po', io vado. Cosa capisci lì? Lì, ecco, questo ci tengo a dirlo, spesso si ha l'idea che chi va in un monastero vada per scappare da qualcosa, no? In realtà non scappi da niente, anzi vai a cercare l'essenza vera di te, perché lì non ci sono le distrazioni che ci permettono ogni giorno magari di rimandare certe prove con noi stessi. Sei lì, sei tu con quella vita lì che è proprio concentrata sulla verità di quello che sei. E a un certo punto io mi accorgo che quello che sapevo di me non era tutto, perché mi accorgo che dentro di me c'era una parte che non avevo ancora scoperto e vissuto, mi accorgo di essere omosessuale, da solo. Capisco questa cosa di me, riconosco in me dei sentimenti che sono una cosa nuova, sono anche un po' una bomba a orologeria che esplode. E che fai a quel punto? Lasci il monastero o torni a casa? A quel punto ne parlo e dico, qua c'è un problema, cosa faccio adesso di questa nuova consapevolezza ne che ho? Ne parli con i tuoi genitori? No, ne parlo con le persone che lì dentro si occupano di seguire chi entra, no? E naturalmente mi viene detto, guarda, le scelte che poi si fanno qua che sono di rinuncia, no? Per sempre le puoi fare comunque, perché chi rinuncia a qualcosa per qualcos'altro lo sa. Sposi Dio. Io però capisco che non è che la mia consapevolezza era qualcosa di banale, non è che dici ho scoperto di chi mi piacciono le acciughe e adesso le mangio. Dovevo capire un po' di più cosa significasse. E quindi dico, ma facciamo così, esco, mi prendo il mio tempo, poi semmai ci rivediamo. Quindi mai detto a mamma e tuo padre? Sì, torno che mia mamma ormai è catechista, cintura nera. Ma davvero è una battuta? No, è vero, no, si era inserita nel contesto. È vero. E io cerco di dire, ragazzi, torno, forse mi fermo. E mi dicono, in che senso? E io chiedo un po' di tempo per capire. E in poco tempo però devo cercare di capire... Ma tu dici a tua mamma di essere omosessuale? No, al momento no, non lo sapevo neanche io che cosa volesse dire. Quindi io mi do un po' di tempo per cercare di capire chi sono, cosa voglia dire per me questa cosa e soprattutto cosa fare nella vita. Ecco. E a questo punto che mi prende la mattana e dico, vabbè, ma tanto io ho 21 anni, ho già fallito e quindi non ho niente da perdere. Cosa devo fare della mia vita? Vorrei fare una cosa, vorrei pensare di poter fare qualcosa che mi ridia un po' di felicità, perché io ero molto arrabbiato con la vita, molto deluso, io volevo fare quella cosa lì, io avevo dato tutto me stesso per quella cosa. Mi sembrava di aver sbagliato tutto e che non ci fosse più una via d'uscita. E quindi dico, io voglio inseguire quello che sento dentro. Io vorrei, a questo punto vorrei provare a pensare di ballare. Ti iscrivi, fai danza. Faccio un'audizione. Ma capisci che non era la tua strada. A quel punto c'è la Pina che ti conosce, ti apprezza e cominci questo percorso con lei in radio, diventando un bravissimo conduttore radiofonico, poi anche conduttore. Grazie. Non lo so se è vero che sono bravo, però... No, è vero, Diego. Però sicuramente mi succede questa cosa, sì. Mi chiedo,
Hai scritto questo libro per liberarti di un passato che forse tu l'hai detto adesso, l'hai vissuto come un fallimento. Io su questo non sono d'accordo. Ma adesso neanch'io. Però quando tu riguardi la tua vita, anche le cose difficili e dolorose le capisci. Quando ci sei dentro, la vedi come vedi tutto come un fallimento. Io ho raccontato una storia, una testimonianza, perché magari qualcuno che in questo momento sente di aver sbagliato tutto, di essere davanti a un vicolo cieco, di essere finito, possa pensare e credere che poi invece anche i fallimenti per fortuna succedono, perché se non fossi passato da lì non sarei dove sono e non sarei quello che sono. E sei molto felice perché accanto a te c'è un amore. Certo. Un amore che ti accanto da tanto tempo. Ehi, 10 anni. Da 10 anni, si chiama Pier Mario. E Pier Mario. Sant'uomo. Sant'uomo. Pier Mario. Mamma quant'è R, mi ha mandato questo. Veramente? Sì. Ciao Diego, sono ai miei ultimi minuti a Budapest, sto per andare all'aeroporto. Non vedo l'ora di abbracciarti e ti prometto che torneremo in questa splendida città appena sarai più libero. Sai che sono timido, ma ci tenevo a mandarti un saluto e a dirti che ti amo e che sono tanto fiero di te. Ciao Caterina, dai un bacio a Diego da parte mia. Lo faccio subito. Grazie. Lo faccio subito. Sei carina, grazie. Siate fieri di voi. C'è però... Cosa? Qualcun altro che voleva esserci qui oggi. Ma chi? Rossetto Rosso non è che proprio no, va bene, bello. Va bene. Chi? Siediti e scoprilo. Ciao Diego. Ti voglio bene, lo sai. Ti ammiro tanto per la tua determinazione, la tua bontà, la tua intelligenza. Ti faccio un augurio, anzi vi faccio un augurio, tenetevi sempre per mano come vi siete detti nelle promesse, tu e Pier Mario, grazie per l'amore che vi scambiate ogni giorno. Un bacio. Caro Diego, caramba che sorpresa, ti voglio un sacco di bene, lo sai, anche se abbiamo sempre bisticciato perché non siamo mai d'accordo su niente. Ma io ti voglio un bene infinito. Sono la tua mamma, per forza che ti voglio bene, che vorrei stringerti e abbracciarti tutti i momenti. Sto facendo delle torte e spero che appena vieni a trovarmi con Pier ce le mangiamo. Ciao! Signore, la prossima volta se vieni qui, vieni da me, le torte le mangiamo tutte insieme. Grazie! Grazie. Voglio salutare Domenica e mia mamma. Grazie. Donne. Grazie. Grazie, grazie e complimenti perché grazie. Non era facile raccontarsi. Grazie, grazie Diego. Mille.